Ora sei in diretta. Vabbè, meglio essere in diretta che essere in dirotta. Vediamo, vediamo, vediamo se c'è qualcuno che si collega. Stiamo informando i tuoi follower che hai iniziato un video in diretta. Grazie a Instagram che tu li vai a informare. Tu sei un cavallo internazionale. Vediamo un po' se si connette qualcuno. Mamma mia, io devo impararla a usare questi aggeggi. Su Instagram non sono avvezzo per nulla. Che cacchio ho pigiato? Cosa ho pigiato? Stiamo invitando altri follower a guardare il tuo video. Perfetto, vediamo un po' se si connette qualcuno. Diretta per, insomma, uno scopo importante, poi ora tra poco vi dirò tutto. Se io clicco qua, trasmetti in diretta con. Trasmetti in diretta con no, ok. Io proprio. Come stai, Bada Paolino? Mi fa, come sta, Madonna, dai tempi del Liti? Ma ti ricordi quando si andava a Liti? Mamma mia, come stai? Tutto bene, alla grandissima. Un salutone. E insomma, ragazzi, aspetto che si connetta qualcuno, così almeno posso parlare. Posso dare insomma le news anche sulle prossime dirette che farò sul canale YouTube. Io tutto bene Arianna, tutto bene, e sono a Milano e niente, tutti in casa, non ci si può muovere. Ciao 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 Raffi Salemme 93, buonasera a te. Ora tra poco vi spiego perché ho fatto questa diretta, il tempo di veder connettere qualche altra persona. Sì, ho un canale YouTube dove carico recensioni di film, amando il cinema da sempre, dove parlo di cinema e dove a Milano. Era da un po' che non ci si vedeva, vedi? Sì, perché studio recitazione qua, o per meglio dire, mi sono diplomato qua ormai lo scorso giugno e tu ti sei persa tante cose. Oh, ma sono lontani ormai i tempi del Liti, mamma mia. Che bei momenti, che bei ricordi. Comunque, tutto bene, Raffi Salemme 93. No, vi spiego, per ora siete in pochi connessi, ma lo capisco anche perché io Instagram lo utilizzo veramente poco, se non per caricare foto sporadiche ogni tanto. Però ci tengo a fare questo video anche perché domani, sul mio canale YouTube, andrà in onda in diretta la nuova intervista. Come sapete, da qualche settimana ho iniziato questo nuovo format sul canale di interviste, dove intervisto registi, attori, attrici. C'è già stata la prima puntata con il mitico Vincenzo Petrarolo, che forse potrebbe fare un'incursione anche domani. C'è stato il mitico Vincenzo Petrarolo, c'è stato il mitico Daniele Misischia domenica scorsa. E domani avrò il piacere e l'opportunità di intervistare Chiara Iezzi, attrice, che ci racconterà, insomma, tutti i suoi lavori, il suo, insomma, sogno che si è concretizzato di diventare attrice, ci racconterà, insomma, un po' la sua vita. E sarò molto felice di intervistarla in diretta con voi. L'intervista sarà alle 18 sul mio canale YouTube, come proprio l'altra settimana. Chi non potesse ovviamente vedersela in diretta, poi è reperibile sul canale, assolutamente resterà disponibile tutti gli altri giorni. Però, a differenza delle altre settimane, questa volta ho deciso di fare una diretta Instagram proprio con l'intervistata per potervi invitare insieme a recuperare poi domani in diretta con noi questa intervista. Anche Chiara ha già inserito sui suoi social il link dell'evento, che troverete anche sul mio profilo Facebook, se non lo troverete sulla sua pagina ufficiale Facebook, sul suo profilo Instagram. Insomma, per una volta le persone stanno crescendo, meno male, per una volta ho deciso di utilizzare, e mi dice: no, io non posso, che sono in live su Twitch. A te fai le live su Twitch, vabbè, siamo al top. Io sono diventato uno che fa i video su YouTube, te su Twitch. C'è anche la mitica Angelica Cirillo che partecipa. Ciao Angelica, ciao Dainelli Alessandro. Insomma, ragazzi, ho parlato fin troppo. Direi di invitare con me la mitica Chiara Iezzi per, insomma, parlarvi insieme di questa intervista che avrà luogo domani. Pochi minuti, perché non vogliamo spoilerare troppo. L'intervista gustosa sarà domani. Intanto aggiungiamola, vediamo se accetta. Accetta, accetta. Perché non dovrebbe essere official.
Para, 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 para. Ciao Angelica. Vediamo. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Paolo, come stai? Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Tu? Aspetta che sistemo un po'. Sì, anch'io sono sul divano che sto tenendo in mano il cellulare, te invece hai tre piedi, suppongo, hai tutto. No, vabbè, ho un po' sistemato, diciamo, per l'inquadratura, perché è sempre doppia, quindi ovviamente a volte rimani tagliato. Eh sì, è vero, è vero. Poi con il cellulare, poi devo, te l'ho detto, con Instagram io devo prenderci la mano, perché solitamente sempre YouTube, ora vediamo E di... io, per esempio, non ho, nel senso che non lo so usare, quindi poi mi aiuterai tu domani. Vedi, vedi, ci aiutiamo a vicenda. Te domani imparerai come, insomma, ci si sente a stare su YouTube. Io ora imparo a sentirsi vivi un po' su Instagram e ci aiutiamo a vicenda. Poi magari comincerai anche te a fare le tue dirette su YouTube. Magari sì, boh. Sei pronta per l'intervista di domani? Sì. No, mi ha fatto molto piacere il tuo invito. Poi abbiamo scoperto parlando che tu hai fatto la stessa scuola che avevo fatto io, la stessa scuola di Esatto, formazione, quindi abbiamo una cosa in comune. davvero, perché è vero, Accademia 09 a Milano, nemmeno a farla apposta, i casi della vita, io mi sono diplomato lì ormai a giugno scorso e ho scoperto che anche te hai avuto tanti dei miei insegnanti e questa cosa, insomma, è inaspettata, ma quando una passione ci unisce come il cinema, può anche darsi che gli studi siano gli stessi tante volte, quindi... Esatto. Poi non ho fatto soltanto l'Accademia 09, ne avevo fatte anche altre, però all'Accademia mi ero trovata molto bene. Credo che, diciamo, la mia struttura attoriale l'ho poi definita bene lì, Eh sì, con loro. E anch'io mi sono sono... trovato molto bene. Perché Io mi... poi subito dopo la scuola ho iniziato comunque a lavorare. sì, io ero invece in Toscana, ho iniziato a svolgere i primi passi con un corso settimanale perché andavo insomma al liceo, quindi dividevo le due cose. Comunque un corso che mi ha dato tanto, diretto da un attore, anche lì Alessandro Mollo. Poi invece mi sono spostato a Milano perché... feci il provino per l'Accademia 09, andò bene, quindi è Adesso iniziato. che la quarantena la stai facendo a Milano, quindi Eh spiegami. sì, perché pensa che sarei dovuto tornare in Toscana il sabato successivo a quando è stato, insomma, decretato insomma, il Ah, decreto, quindi alla fine zona 6. io sto a Sesto San Giovanni. Ok, no, intendo in Toscana, anche Ah, zona. in Toscana Pistoia, vicino Firenze. Ah, Pistoia, Pistoia. Sì, quindi sto qua. Fortunatamente qua c'è la mia ragazza, quindi da solo non sono, ok. Non sei perché solo, bene. meno male, altrimenti soli tutti questi giorni sarebbe veramente da sbattere la testa nel muro. Te invece lì sei sola, come... Però diciamo la verità, grazie al web in tanti ci tengono compagnia, quindi Esatto, il web... soli mai in realtà, visto l'epoca in cui viviamo, siamo veramente fortunati perché ci possiamo veramente connettere con il mondo e in tutte le parti del mondo, quindi Caspita, davvero. chi l'avrebbe mai detto che nel 2020 sarebbe successo tutto questo? Assurdo. Davvero, eh? Davvero una cosa che abbiamo questa curiosità, questa particolarità di viverla, di esserci noi in mezzo, ad assistere e vivere questa cosa. Eh Quindi. sì, anche perché prima o poi sicuramente verrà studiata nei libri di scuola, nel Esatto. futuro, capita. Quando da un giorno ad un altro è stato tutto chiuso, poi per noi amanti del cinema, immagino anche per te il non poter più andare in una sala cinematografica, non poter più lavorare, poi domani ne parleremo. Ora cerchiamo di stare un po' esterni ai discorsi, che domani ci entriamo proprio nello specifico, non spoileriamo niente, però immagino che anche te tu avessi magari dei lavori che hai lasciato a metà. Avevo un lavoro da fare a marzo e poi Sì. mi si è messo in stand-by, però ecco, grazie a Dio non ci si sente proprio isolati, grazie al fatto che ci sono i social, Eh sì, almeno si può sì. connettere, parlare, condividere, questa è veramente una bella cosa. Da chi sicuramente poi cominceranno, quando tutto sarà finito, immagino già i film che cominceranno a uscire sull'argomento. Ho già letto che Muccino vuole dirigere un film sulla faccenda del coronavirus, sta già scrivendo, quindi in Italia avremo Muccino, in America sicuramente usciranno È un mille film. evento che influenzerà notevolmente, sì, Io che vedo poi già com'è.
c'erano dei film, alcuni molto profetici, insomma, su questa cosa che sta accadendo adesso, e nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe accaduto davvero. Invece, io già mi immagino Tom Hanks che va alla ricerca del siero in qualche film da qualche parte nel mondo, Robert Langdon, il codice da Vinci 34, me lo immagino di già, lui alla ricerca di qualche siero possibile, però vabbè, è meglio scherzarci sopra sperando che tutto ciò Esatto. possa terminare al più presto, anche perché, cioè, oltre anche al lavoro fermo, tipo io che ero uno che in sala andava veramente spesso amando il cinema, da un giorno ad un altro non poter più mettere piede al cinema, lo so che ci sono cose ben più gravi, però ovviamente per chi ha questa passione, da un giorno ad un altro non entrare in sala è proprio una sofferenza. Ormai sono 2 mesi che qui a Milano, come nel resto d'Italia e del mondo, ormai è E non hanno tutto. ancora detto, no? Quando riapriranno, tu sai. No, c'era l'idea addirittura di voler ripartire con i drive-in, almeno in America. C'era quest'idea qua, In però. America avevo visto la notizia, però non so se poi effettivamente lo hanno fatto o Poi no. alcuni film sono usciti direttamente in streaming, però anche lì, ok, lo streaming, ma non è come vederli. Io che sono proprio un patito della sala, ok, piuttosto che non vederli me li vedo anche online. Però Ti manca questa atmosfera, manca ovviamente. Cioè, no, capisco, capisco. Matteo, ora da che parte di mondo sei in questa quarantena? No, io sono a Milano, io sono nata e cresciuta qui. Poi ho fatto anche un'esperienza negli Stati Uniti, ho vissuto quasi un anno a Los Angeles, però era a cavallo tra il 2016 e il 2017. E anche lì, insomma, avevo un'agenzia Certo. e ho fatto più che altro, sono andata lì per fare un'esperienza, per fare formazione fondamentalmente, però tra una cosa e l'altra ho provato anche qualche audizione, mi sono divertita a vedere com'era anche lì Certo. e poi sono tornata, comunque io l'agenzia ce l'ho a Roma Ok. e quindi Sì, è giusto. la Poi. mia base è questa, poi se capita ovviamente anche perché in realtà le agenzie a Los Angeles non ti prendono se non rimani permanentemente, nel senso che la mia idea era quella di rimanere 2 mesi. Poi, quando sono entrata in contatto casualmente, perché a Los Angeles succede tutto un po' in modo casuale, Sì, certo, il destino a volte ci si mette. e avevo incontrato una persona che mi ha presentato un agente e lui mi ha detto: se vuoi che ti prendiamo, ti mandiamo ai casting, però devi stare almeno minimo 6 mesi qua. Sì, perché non è che puoi fare su e giù, eccetera. No, cioè io pensavo che fosse fattibile in realtà, ma se ti capita un casting e devi prendere un aereo, i tempi tecnici e anche la stanchezza per dire no, cioè arrivi con Certo, jet certo. lag e tutto, magari non sei proprio in forma perfetta. E quindi alla fine sì, ho cercato di tenere un po' le due cose, poi alla fine ho dovuto lasciare, perché se no la scelta era di dover lasciare tutto quello che avevo qui e stare là, ma ovviamente Poi la mia vita è più qui. domani nello specifico ci racconterà la tua esperienza Giusto. estera, la tua esperienza qua in Italia, perché insomma, anche documentandomi su internet di cose ne hai fatte di importanti e sarà molto interessante parlarne. Mi verrebbe già da chiederti ora come è nata la tua passione per il cinema, però insomma, questo è più un video per invitare. Intanto ridiciamo a tutte le persone che si sono connesse che domani alle 18 sul mio canale YouTube Paolo Innocenti, per chi fosse interessato, ci sarà l'intervista a Chiara, dove tra l'altro leggeremo anche sul finire della puntata alcune tra le domande che più ci piaceranno del pubblico. Voi sapete, quando faccio un'intervista, almeno 4-5 domande alla fine le leggo sempre. Io e Chiara sceglieremo quali, e però partecipate, mi raccomando, anche perché è un piacere per me. Quando ho fatto la prima intervista con Vincenzo Petrarolo, Vincenzo poi mi ha detto: "Ma lo sai che anche Chiara ci ha seguito?" E io, caspita, cioè, non era una cosa. Lì per lì, alla fine, io non è che abbia tutte queste visualizzazioni, alla fine è un hobby il mio su YouTube. Mi ha detto: "Le piacerebbe anche votare." No? Tu sei più un attore, Sì, ovviamente, però ti diverti, insomma, in questo esatto. momento storico in cui i contenuti su internet comunque cioè, Esatto. ci si Anche diverte a condividere, perché io mi accorgevo sempre, prima di aprire il canale YouTube,
quando parlavo di cinema con la gente, ovviamente la gente ti ascoltava, ma fino ad un certo punto erano in pochi quelli che magari ti stavano ad ascoltare di fronte a 1.000 recensioni. Io sono un chiacchierone folle, amavo parlare di cinema e quindi ho detto: sapete cosa? Apro un canale. Prima facevo solo video comici, marci tra l'altro, rivedendoli ora brutti da fa schifo, ma a parte questo, ho detto: perché non iniziare a parlare di cinema con le persone, anche in maniera un po' incosciente, perché tu ti potrai immaginare a 15-16 anni non si può avere la conoscenza che già magari ho ora a 24 anni, però proprio perché avevo voglia di parlare, ogni tanto riguardo le mie vecchie recensioni e dico: ma cosa dico? Ma cosa cavolo sto dicendo? Però avevo questa voglia e quindi piano piano ho iniziato e poi ora siamo arrivati qui e intervisto Chiara. Quindi ragazzi, cosa volete? È un piacere. Intanto vedo tanti commenti sotto, eh. Ci saremo, guarda, guarda, guarda qua. Bene. Vedi, mi fa piacere. Ecco. Ti sei vista qualche film in questi giorni, Chiara? Questo si può dire. Ma sì, in realtà nei giorni scorsi ero un po' in overdose da TV, serie e film. Adesso sono un paio di giorni che ho fatto un po' slow down perché veramente era uno dietro l'altro e non scambiavo la notte per il giorno. Quindi sì, no, ho visto un po' di cose su Netflix. Ho iniziato La Casa di Carta, poi Ozark, e poi ho visto un film spagnolo che si chiama Il silenzio della città bianca, che mi è piaciuto molto. Mi piacciono abbastanza i thriller. Ok, io invece pensa sono meno da serie TV, sono più orientato verso il cinema. Serie TV sono un po' più ignorante, anche se alcune ne ho viste, tipo sto recuperando in concomitanza proprio con Sky Diavoli, la serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, che da tanti è stata criticata, purtroppo a me sta piacendo da morire. Ho guardato l'episodio 3 e 4 perché escono su Sky ogni settimana e a me è piaciuta veramente tantissimo, però sono gusti. E poi film, vabbè, qualsiasi cosa, dalla commedia all'italiana ai film statunitensi, qualsiasi Ma cosa. cosa hai visto? Cosa hai visto che ti è piaciuto? Oltre ai diavoli, cosa hai visto? Allora, mi sono rivisto l'altra settimana, per restare sui cult, I soliti ignoti, la trilogia, me la sono risparata tutta a Monicelli, quindi vabbè, lì sono quei grandi film. Poi, grazie anche in TV, stanno passando le grandi saghe, quindi hanno rimandato Jurassic Park, me li sono rivisti volentieri. Jurassic Park l'ho visto anch'io volentieri. Sì, perché su Italia 1 ogni ora ho visto che dovrebbero mandare in onda, ma non ricordo se Canale 5 o Italia 1, forse Canale 5 Il Signore degli Anelli finirà alle 3 la notte, me lo immagino di già. Con una Esatto. pubblicità ogni 10 minuti sarà. E Ho visto la pubblicità, in effetti. dice Metrica. Antonio, comunque ci sono serie TV che sono meglio di molti film, te lo assicuro. Sì, ma ovviamente non voglio dire che il cinema sia superiore o che le serie siano superiori. Io preferisco il cinema, poi è ovvio che le serie TV sono una grande forma d'arte, ce ne sono alcune che sono di pregevole fattura, quindi. Ma il tuo film preferito lo puoi dire? Il film preferito ce ne sarebbero mille, mi verrebbe Kubrick, mi verrebbe un'Arancia Meccanica o. Io Kubrick lo amo, 2001, Odissea nello spazio. Solitamente i primi due, se no l'horror, adoro Scream di Wes Craven, Nightmare. Io vado molto su. Anche la commedia mi piace molto. Anche le commedie leggere, da tanti criticate, italiane magari. Molto spesso, a prescindere se esce una commedia italiana leggera, va distrutta, no? Non so se ci hai fatto caso. Esce il nuovo film di bla 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 bla. Invece a me piace spesso anche vedermi un film e stare bene, senza il bisogno per forza di riflettere o altro. Mi piacciono anche proprio quei film comici che riescano Puro a. entertainment, insomma. Esatto, sì. Però invece i tuoi film preferiti, anche se poi ne parleremo domani, qualche anticipazione facciamola, dai, così invogliamo. Sì, guarda, in realtà è sempre difficile dire dei nomi perché ce ne sono troppi e troppi generi in realtà. Però mi piace molto tra i film del cuore, vabbè, La Grande Bellezza, poi mi piace Il Cigno Nero. Sorrentino, quindi ti piace Sorrentino? Ok. Molto, poi Il Cigno Nero di Darren Aronofsky, che è uno dei miei favoriti, Ragazze interrotte con la Jolie, fin degli anni 90, e poi, beh, insomma,
Poi anch'io sono appassionata magari di generi tipo horror, mi piacciono i bei film, nel senso che porta al genere o se è un film di genere, oppure un drammatico classico, non ha importanza, non sono fanatica di un genere specifico, anche se ho guardato da ragazzina anche molti horror, devo dire, mi sono sempre piaciuti. Sono rimasta affezionata comunque a questo genere qua, se non entra in, diciamo, in deliri troppo esagerati. Cioè, l'horror fantasy, ad esempio, non mi piace. Preferisco l'horror, quello, non so, il film della Blumhouse, non so, Final Destination, questi generi per ragazzi soprattutto. Sì, i teen horror, diciamo. I teen horror mi piacciono molto, tipo auguri per il tuo compleanno, questi film qua. Sì. Invece tipo l'horror vecchio stile, alla Nightmare, questo tipo No, qua. anche la ragazzina lo guardavo, mi piaceva molto Wes Craven, Samuel Raimi, mi piaceva Carpenter, mi piacevano tutti perché all'epoca andavano quelli. Certo. Anch'io sono ovviamente cresciuto con il primo Dario Argento, lo amo, Lucio Fulci, Mario Bava, sono proprio Beh, certo, quelli hanno insegnato quelli. Per me quelli non si superano davvero. È triste oggi vedere che in Italia non si sperimenti più come una volta. Mi ha fatto piacere che ci abbia riprovato Petrarolo, ad esempio, con Lili Zell, oppure Daniele Misischia con The End, che ho intervistato sul canale. Beh, Però. comunque adesso c'è una rimonta del cinema di genere comunque in Italia, sta Piano piano. di nuovo, sì, vedo che comunque c'è un bel movimento. Avevo visto anche un film horror italiano che era stato selezionato, mi sembra, a un festival a Los Angeles, di ragazzi torinesi, di App si chiamava. Questo non. App and you die, non so, prendi, scarica la app e muori, non so, non so Ah, ho se capito. No, no, invece ho capito qual è, perché mi arriva sempre su Facebook anche l'invito a mettere mi piace alla pagina, you die, una cosa del genere. Ho capito, ho capito. esatto, cioè comunque movimenti cioè, nuovi, anche nuovi registi, giovani così che stanno facendo tante cose interessanti, comunque il movimento c'è. Però io noto sempre anche che. Io spero che si movimenti ancora di più perché anche l'anno scorso, andando al cinema spesso, la maggior parte degli horror che sono usciti veramente non li ho apprezzati, americani, cioè sembravano fatti con lo stampino, dall'Esorcismo di Anna Grace, tutti film uguali, Ah, anche. Crucifixion, Countdown, film veramente che a dire brutti, poi io non sono nessuno, è un mio parere soggettivo ovviamente e rispetto sempre il lavoro altrui. Però se io penso che un tempo usciva un Nightmare o solo in Italia c'era Profondo Rosso e ora c'è un Countdown o che caspita ne so, Crucifixion, che sono film che ti lasciano eppure riempiono le sale. Per questo lato bene, però mi piacerebbe, come hai detto te, che in Italia il movimento, grazie anche ad esempio ora a De Feo, che con The Nest ha avuto successo, tant'è che in America Esatto. faranno il remake, mi fa tanto piacere, però secondo me i tempi andati sono stati migliori. Speriamo che in futuro si Ci sono nuovi modi di fare, insomma, è ovvio che quel genere, cioè quel tipo di cinema non c'è più, però vero. è rimasto cult, è Sì. rimasto. In Però chat. oggi sono nuovi modi e capisco il discorso che dici sullo stampino, però appunto sono anche, fra virgolette, considerati prodotti e comunque funzionano. Io anche l'esorcismo di Anna Grace l'ho visto, li ho visto, e poi magari ce ne sono alcuni più interessanti di altri, però poi alla fine se ti piace un po' il genere, è sempre divertente vederli comunque. Certo, sì, è vero. Poi ovviamente se il pubblico riempie le sale, è ovvio che anche produttori, distributori puntano su un certo tipo di horror più adolescenziale, anche più. A me piace, ad esempio, anche solo come target, fra virgolette. Cioè Sì, alcuni. vado a Alcuni. vederli a scatola chiusa, quelli. Certo, io vale. Sì, anch'io. In chat ci dicano, pensa, Hereditary bruttissimo, per me è un capolavoro assoluto, uno dei A me è migliori. piaciuto, ad esempio. Mi è piaciuto ancora di più Midsommar, per me due fra i migliori film degli ultimi anni. Bello Quindi, tosto, quello. invece dicano il cartaio grande film e invece non mi è piaciuto per niente, però vedi, com'è bello trovarsi d'accordo con la chat. Che non l'ho visto, però Dario Argento ha fatto tanto, ma con quel film per me, mamma mia. Ah, ma c'è Vincenzo in chat, c'è Vincenzone.
Grande Vincenzo Petrarolo, un salutone amico mio. Lui è il primo che è stato intervistato sul mio canale, quindi se volete vedervi la puntata in cui lo intervisto, lo trovate sul mio canale Paolo Innocenti su YouTube, che ci dice: ma le ciofeche c'erano anche nei decenni scorsi, Paoline, ovvio, ci sono sempre state, però veramente è difficile contare film belli horror negli ultimi anni, secondo me, in sala, sono sempre di più le ciofeche, però de gustibus, parere mio. Poi... Beh, sei molto, diciamo, esigente e selettivo, no? Cioè, Ma guarda, dipende, perché io tipo se fanno dei film horror adolescenziali per ragazzi, a me vanno anche bene. È che quando vado in sala e mi ritrovo di fronte al classico film, dopo ogni 2 secondi, dove ogni 2 secondi c'è tipo un jumpscare, quindi tu ti devi per forza, c'è la paura costruita attraverso un artificio sempre uguale. Dopo un po' dico, ok, mi va bene una volta, però Ho capito. Ma quello che ti volevo dire da attore, tu quando guardi i film adesso li vedi più da un punto di vista tecnico o riesci a divertirti, a distaccarti dal fatto di essere un attore? E come li guardi i film da quando sei un attore? No, allora, fortunatamente, nonostante lo studio che porto avanti da 8 anni, riesco sempre a divertirmi quando un film è ben fatto. Cioè, quando mi vedo tipo che, caspita, ne so, un film veramente fatto bene, ne sono usciti anche a livello italiano, cito Il Primo Re di Roveri, che mi è piaciuto da morire, uno dei migliori film per me dello scorso anno, ma a livello proprio mondiale, anche quando un film è fatto bene, io mi diverto sempre. Quando è ovvio, vedo un film che non mi piace, comincia a prendere il sopravvento più la mia parte critica, che comincia a dire, ma quella cosa mi convince poco, quella mi convince meno. Però solitamente cerco sempre comunque un lavoro di rispettarlo. È ovvio che più cresco e più a livello tecnico le cose le vedo. Tipo, se rivedo ora io dei film che amavo anni fa, non li vedo con gli stessi occhi. Magari mi piacciono ancora, ma in bene male, tipo rivedo Tarantino, che è uno dei miei registi preferiti. I film di Tarantino li consideravo dei capolavori anche anni fa, però sicuramente non notavo un determinato piano sequenza, non determinavo una bravura magari innata da parte di uno dei membri del cast. Mi lasciavo trasportare dalle emozioni, magari anche gli aspetti registici li lasciavo proprio in secondo luogo, li lasciavo in disparte. Ora invece è tutto diverso. Però riesco a divertirmi lo stesso. Diciamo mezzo e mezzo per rispondere alla tua domanda. Mi diverto, ma c'è anche l'aspetto tecnico che vuole analizzare, si fa sentire. Invece, cosa mi dici? Questa è una domanda interessante. Vedi? Vedi? Ecco, domani non c'è, quindi ne possiamo parlare oggi. Guarda, più o meno come te, nel senso che magari ecco, i film che mi piacciono mi capita di rivederli anche più di una volta e quando li rivedo più di una volta magari ci sono delle volte in cui mi concentro di più sul divertimento, cioè mi diverto e basta e altre volte mi concentro adesso a guardare tutto l'aspetto tecnico, Certo. la recitazione in particolare, gli attori ovviamente. Perché mi piace molto, e anche certe cose di regia, che se sono proprio eclatanti, anche in un horror, per esempio, come The Ring, dove la regia è fantastica. Caspita. Ecco, The Ring è un grande. Cioè, non so ora se stai parlando di quello originale o del remake. Il remake che l'ho fatto a Seattle, il primo. Bellissimo. Quello è veramente un bellissimo remake per me. Quello anche, secondo me, se non sei un esperto di cinema, o comunque non ci capisci poco, ti accorgi che è un film fatto con una certa struttura registica, no? C'è la scena dei cavalli che dici. Perché Caspita, mamma mia. poi, tra l'altro, si sapeva che era un film che era stato fatto con un budget non esagerato, e quindi le trovate registiche erano veramente molto, molto interessanti, molto, molto belle da guardare proprio. C'era anche tutta quell'inquadratura sul palazzo, quella molto La lenta. sonora è splendida anche nel film. Io tutte le volte che rivedo The Ring di Gore Verbinski veramente ho ancora paura, pur amando anche l'originale. Però il primo The Ring di Verbinski, Paura. già il 2 mi è piaciuto meno, dove è tornato proprio il regista del film giapponese a dirigerlo. Però il primo per me è stato uno dei migliori horror degli anni 2000, veramente. Chi è il regista del secondo? Taka, aspetta, come Come si chiamava? Nikata, tipo Hideo Nakata, una cosa del genere. Non mi l'idea è una ricordo. casa.
era il regista proprio del film originale. Però il 2. Intanto è bello perché in chat stanno facendo tanti altri titoli, ad esempio parlano della Llorona. Ecco, io amo l'universo Conjuring, ma la Llorona è veramente bruttissimo per me. Non so se hai visto la Llorona, non mi è L'ho piaciuto. visto e non mi ha fatto impazzire, dico la verità. La Llorona. Ecco, lì proprio è il classico film dove ogni 2 secondi c'è il solito jumpscare ripetuto e poi c'è un film dove tu vedi l'inizio, ora ragazzi, qui si dice tanto. L'inizio del film ti mostra questa qui che veramente ti distrugge nel giro di un batter d'occhio, ci mette 3 minuti a ammazzare 3 o 4 bambini di questa povera donna, Ma 2 minuti. nei commenti parlavano bene del film Lo o... devo vedere, hanno detto. No, dico solo questo. La Ah. Llorona mette 2 secondi a ammazzare 2 bambini, i protagonisti che sono bambini, non vi dico se li uccide, no, se li uccide o no, ma dopo 1 ora e mezzo ancora non è riuscita a fare nulla, o non era tanto potente, forte che nei primi 2 minuti, però ovviamente loro erano i protagonisti e dovevano andare avanti, quindi Sì, vabbè. un film un Comunque, po', sì, non neanche a me. i primi Appassionato. 2 The Conjuring invece sono per me dei grandi film, ma perché c'era James Wan alla regia, che per me è uno dei più grandi registi di cinema horror, potrei dire, degli ultimi anni. Insidious lo amo alla follia. Beh, lì sono grandi film comunque, Sì, assolutamente. non so se te la Annabelle, sei recuperata. così, tutto quel genere lì di Annabelle, così che... Sì, Annabelle, ecco, Annabelle forse il terzo è quello che mi è piaciuto poco. I primi due, Ah, non nonostante siano molto criticati, i primi due mi erano piaciuti abbastanza. I primi due mi facevano anche tenere bella la tensione alta. siamo. A me sono piaciuti tantissimo. Eh sì, ma poi sono molto inquietanti. Ecco, quelli sono i classici film, magari anche più per un target adolescenziale, che per me svolgono bene il suo lavoro. Ecco, quelli con Anna. Scusami se ogni tanto mi tocco i capelli, ma ce l'ho lunghissimi, me li vorrei tagliare, ma è tutto chiuso. Esatto, tutti abbiamo necessità di un parrucchiere, Ora prendo le forbici e me li taglio io come mi pare, proprio. ormai. Se riesci, io non m'azzardo perché non No, ho... scherzo, scherzo. Anch'io sono, cioè, li ho lunghissimi ormai, però, cioè, mi piace tenerli lunghi, però spuntarli li spunterei volentieri. Eh certo, è certo. Ma guarda là, se abbiamo iniziato a parlare di titoli horror e ne stanno. Intanto mi dicano di fare come Chiara che si fa truccare in diretta. Va bene, nella prossima live mi farò truccare in diretta, va benissimo. No. L'esorcista, vabbè, l'esorcista è uno dei capolavori del cinema horror, un Ma quello grandissimo. di Scott Derrickson è di Emily Rose. Anche quello, l'esorcismo di Emily Rose, mi è piaciuto a me, mi è piaciuto molto. Ma l'esorcista, il primo, vabbè, di Friedkin è uno dei grandi cult. Quello sì, anche se io amo molto Scott Derrickson, devo No, ma dire. anche a me è piaciuto, Anna Grace. No, Anna Grace, scusa, Emily Rose, mi è piaciuto molto l'esorcismo di Emily Rose. Ai tempi ero andato anche a informarmi sulla vera ragazza Annalise Michel, che Emily Rose si rifaceva alla vita di questa ragazza, se non sbaglio tedesca, da Sì. cui hanno tratto poi il film. È successo veramente proprio che questa ragazza è morta e c'era la lite in tribunale fra la Chiesa e chi Ah, ha accusato. Insomma, era una storia vera, quindi. presa da accadimenti reali. Ah, quello non lo sapevo. Te pensa che se cerchi su Google il nome di Annalise Michel, ti escono proprio le foto della ragazza vera e vabbè, non anticipo niente. Se sei curioso di vedere com'era la vera ragazza, Guarderò. Vincenzo scrive: io quando vidi Open Water al cinema, nella scena finale, quando la protagonista rimane da sola in acqua e guarda sotto di lei gli squali eccitato dal sangue, provai una sensazione di paura assurda. Ecco, Open Water, il primo, fatto con 2 spiccioli, è un Quale? signorissimo Quale film. film? Open Water. Open Non so Water se non l'ho visto, no, te lo consiglio. È un film di 2 subacquei, sempre storia vera, che restano bloccati nel mare, nell'oceano, e praticamente piano piano arriveranno gli squali. Non ti dico come va a finire, però il Wow. primo è già il 2 e il 3. Tu puoi lasciar perdere. Il primo è. Il primo è bello. Oh, ok, ma è un film americano? Sì, allora non è italiano, però non so con certezza se fosse proprio americano. Magari Vincenzo ce lo saprà E di dire, però. solito fuggono, però non, o
è uscito qualche anno fa e allora non me lo Sì, è ricordo. un film, se non sbaglio, di fine anni 90, mi pare, Ah, quindi è un... forse primi anni 2000. È il classico film survival movie, dove ci sono un po' tipo Frozen, quelli che restano bloccati sulla seggiovia. È il classico film dove bisogna lottare per sopravvivere e ti fa stare in ansia, anche perché anche quella è una storia vera. Quindi, sì, americano, dice Vincenzo. Ah, ok, lo guarderò, cioè vado a vedere se non l'ho già visto, perché adesso il titolo non mi sovviene, però forse è possibile che l'ho anche già visto. Tizi PMG chiede se abbiamo mai visto Crucifixion. Io sì, ed è bruttissimo per me. Vale? Crucifixion, e mi dispiace anche per il regista perché era anche un bravo regista, però Crucifixion, mamma, è più una pubblicità alla Lancia Y che si vede sempre nel film che una possessione demoniaca. Io non sono in rapporto con questi film perché capisco quello che dite, però me li guardo tutti. Ma Crucifixion anch'io, anch'io. l'ho visto e non mi è dispiaciuto, cioè so che non è ovviamente non è a livello di film come The Ring, ovviamente, però mi diverte guardarli perché mi piace moltissimo l'atmosfera. Benissimo a dirlo, fai benissimo. Anche Cioè... se poi non succede nulla o sono un po' magari noiosi in certi punti così, però sì, c'erano delle scene un po' particolari, un po' strane, però alla fine nel complesso, bello, bello. A Guarda, me. io ti consiglio, se hai detto che hai visto Hereditary e che ti è piaciuto, ti consiglio Midsommar. Prima l'ho detto, No, ma non capisco. Midsommar l'ho visto. Ok, L'ho Midsommar è visto, l'ho veramente. visto. Che esce un pochino dai canoni classici, di un horror, però mi ha lasciato abbastanza scioccato. Bello, bello, molto bello. Cioè, Ti piace quel genere di film che tende anche un po' a scioccare, tipo alla Lars von Trier, Gaspar Noè? sì, con questi toni un po' da setta religiosa, non so. E allora, non tutto, nel senso che a me piace proprio l'horror teen, diciamo, sono più Sì, appassionata di cose, fra virgolette, un po' più commerciali, se devo dire. sì. Sì. Perdonami il termine, perché è un No, va po' benissimo. Io sono il primo ad peso. adorare cose commerciali. È il problema. Però anche questo genere qui un po' così, non so come definirlo. Ho visto una definizione da parte di un giornalista che mi era piaciuta molto su questo film e l'aveva catalogato bene. Dovrò andarla a recuperare, poi te lo dirò. Però diciamo che le atmosfere sono molto più, cioè sono molto particolari, non è il classico film di genere horror, No, ecco. no, sono più film autoriali. Io guarda, ti consiglio, forse già l'hai visto, The Witch, un altro film che ho amato alla follia, molto particolare, uscito 2 anni fa. L'avevo visto qualche anno fa ed era un film che era piaciuto molto, però non è, Non è il devo tuo genere, proprio no, quello. infatti, non è tra i miei preferiti. Quindi, però, se si parla di teen, un film come Scream, tu l'avrai amato anche te. Sì, quelle sono proprio le cose che mi piacciono. Cioè, se decido di andare al cinema a divertirmi, vedere un film da spettatrice, d'attrice, poi ovviamente anche mi piacerebbe fare una cosa così, ma da spettatrice è proprio divertente vedere questo genere di film, Final Destination, queste saghe commerciali horror così per Ti ragazzi. piacerebbe lavorare in un film horror, Chiara? Sì, e mi è stato anche chiesto, mi è stato anche chiesto. Poi ovviamente adesso è tutto bloccato, eccetera, però sì, avevo fatto un provino per un ruolo di police officer, di poliziotta, diciamo, all'interno di questo horror, e poi appunto si è bloccata la produzione e tutto quanto, però è ancora in stand-by adesso anche quello, nel senso che è un po' un periodo strano per quello che riguarda i set, non si sa insomma quando si potrà, Eh però sì. appunto sì, l'horror mi ovviamente sempre dipende, ci sono certi generi di horror tipo quelli troppo comici non mi fanno impazzire e quelli Ok. troppo nel fantasy non mi fanno impazzire. Quelli splatter? No, Quindi solo enigmista non ti piace? no, per niente. E mi piacciono per esempio gli zombie movie. I zombie movie li amo, però anche lì non devono entrare troppo
nell'esagerazione. Romero, ti piace? Romero sì, perché Romero, vabbè, è stato epocale, no? Quello che lui ha fatto. Certo. Romero ha creato anche una denuncia col suo cinema, quindi era tutta un'altra cosa. Adesso ovviamente i film sono, è sempre, la figura dello zombie è sempre ovviamente di protesta, non so, comunque una figura. Sì, hanno, i film di Romero avevano tutti una chiave politica Sì, interessantissima. Sì, assolutamente. comunque Titi erano magnetici quei film anche per quello, perché c'era sempre un messaggio. Magari un film horror, diciamo classico come quelli di oggi, può non necessariamente avere un messaggio, ma essere ben Sì. fatto e avere solo il proposito di divertirsi Spaventare o raccontare una e di storia. avere uno stile, perché comunque il film è bello se ha Sì. stile, se ha stile ti piace. Vero, vero. Vincenzone ci chiede se abbiamo mai visto Mother di Aronofsky, che adoro come regista, ma me lo sono dovuto far spiegare da una mia amica laureata in storia del cinema. Madre di Aronofsky è un film splendido per me. E sì, è un film che è molto criptico, quindi può essere preso in vari modi. Non è piaciuto molto. Io amo Aronofsky e mi è piaciuto Il Cigno Nero, che è uno dei miei film preferiti. Certo, sì. Spero Madre non ti ha colpito. Devo dire di no, perché secondo me è forse per certi versi criptico, ma anche troppo didascalico per certi versi, cioè come se volesse sottolineare troppo determinate cose e quindi a tratti risulta un po' non grottesco, però secondo me perde un pochino di stile. Adesso dico che lui è un grandissimo, eh. No, ma ovviamente se ti ha fatto questo effetto fai benissimo a dirlo. A me, ad esempio, tutto il contrario, anzi, mi ha fatto provare un senso d'angoscia incredibile anche nei momenti in cui forse l'angoscia non era prevista, perché in quel film Aronofsky decide di girare delle riprese soffocanti. Se ci fai caso, ci sono dei primi piani in continuazione sui volti degli attori e ti Ah. crea un senso di... Caspita, tu vedi in continuazione questi primi piani che quasi ti soffocano fino ad arrivare a quel finale in cui è una sorta di rappresentazione teatrale quel film, dove come in Esatto. teatro piano piano appaiono i personaggi e sul finale, vabbè, cioè, lì si va incontro proprio a metafore estreme, anche bibliche, e non è facile Infatti, riuscire. lui tra l'altro ce l'ha un po' questo retrogusto un po' anche religioso. Sicuramente con la figura materna non ha un bel rapporto. Chissà, le infanzie terribili di certi registi, Perché non lo so. anche nel Cigno Nero la figura della madre era piuttosto Sì, mi tossica, ricordo. Sì. diciamo, no? Mamma. Quindi forse sì, beh, è un regista, a me piace molto lui, come diciamo le tonalità cupe del suo cinema, a me piacciono molto. Certo. Però magari appunto a volte nello spiegare qualcosa puoi, non so, perdere un pochino di la narrazione. Io a un certo punto non capivo più nulla di questo film, cioè mi sono persa un po', dico, ma cosa avrà voluto dire? Cioè, sicuramente c'è un messaggio, non Certo. sono riuscita a comprenderlo. La casa di Jack l'hai visto? No. Però quello non so se ti potrebbe piacere perché è abbastanza estremo in certe sue parti. Ma Se mi sempre ha scuola? detto è di Lars von Trier, sono passato di palo in frasca. Beh, lui è un bello peso. Lui è uno di quelli molto tosti. Io mi immagino prima o poi una coregia Lars von Trier e Gaspar Noé, che sono due fra i miei registi di questo genere preferiti. Climax per me è un capolavoro immane. Climax, se non l'hai visto, te lo consiglio. No, Climax, no, ma sei tuo? È di Gaspar Noé, Climax. È uscito Ah, su Prime Video, non so se ce l'hai qualche giorno fa, quindi nel caso lo troveresti su Prime Video. E poi parlano di Dario Argento, e vabbè, Dario Argento è stato un mio grande... preferito è Opera. Grande, bello opera. Il mio preferito è, vabbè, sarò scontato, ma Profondo Rosso e poi i primi, L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code. L'ultimo per me degno di nota di Dario Argento è Non ho sonno. Poi dopo purtroppo si è un po' perso. Spero ancora in un grande ritorno di Dario Argento, È una perché... leggenda, lui è Sì. una leggenda assoluta, quindi sai, è come un intoccabile Dario Argento, non so come Certo, dire. sì. Assolutamente. Tenebre, ci dicono, Tenebre, sì, era un altro buon film di Dario Argento.
Già tipo però gli ultimi, la terza madre, Dracula, purtroppo non. Allora, io quelle non le ho viste, ma diciamo, faccio sempre capo, diciamo, a quelle che sono le sue opere Suspiria, Suspiria. fondamentali. Sì, beh, insomma, Ho grande. amato la posizione di Suspiria di Guadagnino, anche quella in tanti l'hanno distrutta. A me è A me piaciuta tanto. è anche piaciuto. A me è Poi piaciuto. vediamo. Poi Guarda, qua ho commenti, anche non so se conosciuto Luca. trovato. Ah, vedi? Com'è di persona, Luca? È molto artistico. È Ok. molto divertente anche sul set lui. Perché io l'avevo conosciuto ai tempi della musica, perché lui prima di diventare proprio film director internazionale, ha fatto qualche videoclip prima, adesso ovviamente fa solo cinema, un'altra Certo. cosa, però girò un videoclip, girò il videoclip di Vamos a Bailar, e quindi abbiamo Ma lavorato con lui. pensa, questa è una chicca, non la sapevo, E vedi? tra l'altro, proprio in quel video c'è la scena, cioè lui fece costruire questo gazebo di specchi per questa scena che dovevamo fare, Scena fantastica quella. e quando ho rivisto la scena degli specchi in Suspiria, mi è venuta in mente proprio una cifra stilistica sua, quella di utilizzare diciamo, un attore all'interno di una Ok, specchiera che dovrebbe. gigante, rotondeggiante proprio. Esatto, una cosa che lui ha usato all'epoca ed è ancora presente nel suo immaginario stilistico. Peccato che quel film sia stato un grande flop. Molto spesso mi spiace perché in tanti criticano sempre i film horror che sono tutti uguali, bla bla bla. E poi quando esce qualcosa di nuovo, perché era molto sperimentale il Suspiria di Guadagnino, anche legata alla commedia, in tanti criticano sempre, in Italia fanno sempre le solite cose, poi magari in Italia fanno sempre commedie, poi magari esce il primo re e fa un flop abissale, un dispiacere incredibile. Vabbè, è così purtroppo. A me è piaciuto molto, poi non è detto che, insomma, se anche un film non va benissimo nelle vendite, non vuol dire che non sia. Certo, Dipende assolutamente. anche magari a volte dall'uscita, dal periodo in cui esce, se magari, sai, a volte anche gli aspetti del marketing non sono. Devono essere, a volte è una magia indovinare il momento perfetto per far uscire un film, uscire troppo in anticipo, troppo dopo, possono concorrere tante cose, quindi. Mi immagino, ad esempio, ora quando la situazione sarà tornata alla normalità, tanti film che dovevano uscire e non sono usciti, a meno che non li facciano uscire tutti in streaming, vengano distribuiti in sala in maniera spalmata bene. Cioè, perché se già è difficile, però, se già magari sono tanti, è vero che il tempo ce l'hanno, perché se le produzioni sono ferme, il tempo per spalmarli bene durante la fine del 2020 e il 2021 ce l'avranno senz'altro. Però speriamo bene, perché già la gente molto spesso è reticente ad andare in sala. Se poi magari li fanno uscire anche tutti nello stesso periodo, No, vediamo. sicuramente, insomma, speriamo che ci sia una bella ripresa in generale, che anche io non vedo l'ora di tornare al cinema a vedere qualche bel film. Caspita. Sì. Pensa che io avevo visto, io adoro Carlo Verdone, avevo visto in anteprima il suo nuovo film, Si vive una volta sola, perché era venuto a Firenze, a Campi Bisenzio, a presentarlo. Io l'avevo visto 20 giorni prima, quando c'è stata l'anteprima, e poi con questo blocco, con questa chiusura, il film è rimandato a chissà quando, quindi mi sento anche un po' un privilegiato ad aver visto un film Che che, fortuna. sì, perché a meno che qualcuno non sia stato all'anteprima. Infatti, cioè, c'è già la mia recensione sul canale, è assurda come cosa da pensare, invece chissà quando uscirà. Anche Fast and Furious non Vediamo dopo il 4 marzo cosa accade. Si spera che, insomma, che questo virus ci dia un po' di tregua. esatto. Comunque, guarda, Chiara, a me questa chiacchierata ha fatto veramente tanto tanto piacere. Poi non voglio ovviamente rubarti troppo tempo, anche perché domani avremo la possibilità di parlare di tante cose interessanti, quindi Ha direi. fatto molto anche a me, anche Ma caspita, dai, a te, pausa. essere tuo ospite.
No, non Cosa... ti ho sentito per un attimo perché mi è venuto scritto. Mi senti? Perché mi è venuto scritto, hai la batteria scarica e quindi mi si era bloccato per un attimo tutto. Ti stavo Ah, dicendo ecco. che è stato un piacerissimo, come sarà un piacere intervistarti domani e poi potremo comunque continuare quando vorrai altre chiacchierate sul cinema perché è molto molto divertente. Volentieri, Ricordiamo, volentieri. dai, ricordiamo l'ultima volta prima di chiudere ai nostri amici follower che domani alle 18 sul mio canale Paolo Innocenti troverete i link se mi volete seguire su Instagram o chiedere l'amicizia su Facebook. Insomma, tanto anche Chiara, se andate sulla pagina ufficiale di Facebook di Chiara troverete il link C'è il link, l'ho postato apposta così intervista a Chiara, un tuffo nella recitazione. Cliccate lì e domani alle 18 saremo in diretta su YouTube con 10 domande sul mondo del cinema. Parleremo di recitazione, di film, di qualsiasi cosa e risponderemo anche ad alcune delle vostre domande in diretta. E poi ovviamente la live la sarà. prima diretta YouTube perché non ne ho mai fatta una, quindi Vedi? Oggi la mia prima con te, anzi la mia prima su Instagram, no, ma quasi. E domani la tua prima, quindi che c'è? Che c'è di più bello, alla grandissima direi. Quindi che dirti, carissima Chiara? Io ti ringrazio di cuore e ti mando un bacione e noi poi ci vediamo domani. Ringrazio tutti questi carissimi utenti che hanno commentato fino ad adesso. Scusate grazie se non ho letto tutto, però ovviamente. E poi Chiara, in privato ti manderò il link a perché almeno ci cliccherai e sarai dentro StreamYard da dove streameremo domani. perfetto. Quindi ti saluto, ciao a tutti Ciao e Paolo, grazie ciao ancora. ciao, buona serata. Ciao, sei stata mitica. Ciao, Ciao ciao, ciao. ciao. Ciao.